Questa 2 giorni monzese, oggi dicevamo sarà presente la postazione mobile presso l'Arengario e domani saremo in uno dei quartieri più popolosi, il quartiere di San Rocco, e questo mi riempie assolutamente di orgoglio, così come mi riempie d'orgoglio vedere una partecipazione così importante fatta da pubblico e privato. Noi sappiamo che l'ILTA è una realtà privata che viene supportata giustamente dalle realtà pubbliche come i comuni, ma anche e soprattutto trova un grande riscontro, un grande sostegno nelle realtà private dei territori. Quindi è con particolare felicità che ringrazio ELESA per aver sostenuto questo progetto, per sostenere questa importantissima battaglia di civiltà. Io la definisco così: la prevenzione è una battaglia di civismo e di civiltà. Dicevamo che purtroppo i mesi che ci siamo lasciati alle spalle, questi 18 mesi di emergenza pandemica, hanno avuto anche purtroppo delle ricadute sulla salute della nostra collettività. Inutile nascondersi, la priorità della pandemia ha fatto sì che alcuni screening, alcuni esami venissero posticipati. Bene, credo che oggi sia arrivato il momento sempre di più di spingere sull'acceleratore e, se possibile, anche se non sempre si può, cercare di recuperare il tempo perso. Lo dico con la consapevolezza che la prevenzione significa continuare a dare un futuro, continuare a dare un futuro non soltanto alle donne che devono sottoporsi agli screening, ma anche e soprattutto alle famiglie, alle nostre famiglie, ai nostri figli. Questo è un tema sul quale io credo moltissimo. La donna non ha soltanto